E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, tema le donne veneziane, è un tema così importante da conoscere ancora di più, donne che hanno dato molto appunto ai tempi della Serenissima e poi via via, insomma, le donne hanno sempre contribuito allo sviluppo della società. Allora, ne parliamo con lo scrittore e giornalista Alberto Tosofei che abbiamo in collegamento. Alberto? Buongiorno Marisa, buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, allora recentemente abbiamo notato attraverso i social che hai avuto così un incontro su questo tema ed è stato un successo enorme. E anche noi siamo curiosi di conoscere questa realtà tutta al femminile a partire da secoli e secoli lontani, dove la donna ai tempi della Serenissima aveva un ruolo importante e aveva anche una molta considerazione nella società. Allora Alberto, ecco, che tempi erano la donna, come viveva secoli fa? Allora, intanto cominciamo con una piccola premessa, perché l'incontro a cui tu fai riferimento è avvenuto alla Scuola Grande di San Teodoro, sì, che è una delle 7 scuole grandi veneziane, no? E che è una scuola grande che ha una guardiana granda, cioè c'è una donna a sovrintendere i destini dopo secoli, chiaramente, insomma, di governo di uomini. Anche questo è un bel segnale, ecco, sì. Tanto perché la guardiana granda si chiama Roberta Di Mambro, gestisce i destini della scuola da ormai alcuni anni e insomma è bello anche che ci sia questa presenza significativa in una delle scuole peraltro più significative di Venezia. Non dimentichiamo che San Teodoro è stato il primo patrono di Venezia prima di San Marco. Sì. Quella fra Venezia e le donne è stata, come facevi dicendo tu, una bella storia, nel senso che malgrado quella veneziana fosse una società logicamente di stampo maschile governata da uomini, come però dobbiamo anche dire qualsiasi altro luogo vecchio di qualche secolo, neanche troppi secoli che vi venga in mente, ecco. Però l'attenzione, la libertà, le possibilità offerte al genere femminile non ebbero uguali in nessun altro luogo d'Europa, sì. Fino alla caduta della Serenissima sicuramente, e poi insomma anche oltre, perché sebbene non fornite delle stesse possibilità degli uomini, innanzitutto le donne ebbero certamente la libertà e la capacità di lamentarsi e poi anche però di combattere e vincere alcune battaglie di importanza capitale, non solo chiaramente per Venezia, ma per il mondo intero, direi, insomma, ecco. Sì, certo. Ora scenderemo un po' più nel particolare, ma le donne della Serenissima avevano diritti sui figli e sui propri beni personali e godevano di libertà nella vita sociale, nella gestione impropria di attività economiche, nell'arte, nel mondo intellettuale, che negli altri paesi europei non potevano neppure lontanamente essere immaginate, ecco. Specialmente certo. Tra, che ne so, il 5 e il 700. E nel 500 viene anche elaborato uno dei primi nuclei di pensiero femminista nel mondo, con alcune donne, Arcangela Tarabotti, Lucrezia Marinella, Moderata Fonte, che insomma sono veramente fuori dal normale. Le donne veneziane avevano la possibilità di nominare i tutori dei propri figli e dettavano il testamento sui propri beni, e le norme prevedevano in maniera assolutamente esplicita che i mariti non dovessero essere presenti alla dettatura, proprio per non condizionarle. Se nel 700, parliamo adesso di imprenditoria, noi incontriamo Orsola, sì, che è la locandiera, no, di Carlo Goldoni. Sì. Goldoni, no, è un fedele fotografo della società veneziana, e siamo già nel 700, ma nel 400 c'è un'altra donna, si chiama Antonia, che evidentemente non è un personaggio letterario, che alla morte del marito prende in mano la locanda che gestivano, che era allo Studion, una locanda antichissima che esiste ancora oggi. Se voi andate alle gallerie dell'Accademia e andate a vedere il ciclo dei miracoli della croce, che stava originariamente in un'altra scuola grande, quella di San Giovanni Evangelista, dove c'è quel gondoliere nero, che è abbastanza celebre, e il ponte di Rialto Levatoio, ecco, lì c'è anche l'insegna dello Studion, e siamo alla fine del 400, in un momento storico in cui c'è una donna che gestisce quella locanda. Ecco, questo, tutto ciò è stato possibile perché Venezia era una repubblica e non una monarchia, ed era una civiltà mercantile, chiaramente, quindi era un'economia dove il ruolo della famiglia era strategico.
E quando gli uomini se ne andavano per 3, 5, 8, 16 anni, come hanno fatto i Polo, le persone che rimanevano, che erano le donne, avevano in mano la gestione di tutto, dei beni, no? Sì, della famiglia. In qualche modo degli affari, della famiglia. Certo. E nella famiglia, però, col procedere dei secoli, hanno appreso conoscenze e hanno avuto accesso agli studi. Certo. Che hanno permesso loro di anche affermarsi non solo nella loro attività come dire economico-commerciale, ma anche nelle arti e nel mondo della cultura. Pensiamo a Rosalba Carriera, una delle tante. Rosalba Carriera, siamo già nel Settecento, no? Sì. È la prima donna che fa il suo ingresso nelle accademie europee, che fino a quel momento erano riservate ai soli uomini. Diciamo, le donne pittrici, no, non sono una eccezione, nel senso che già nel Cinquecento, per non parlare di veneziane, noi abbiamo Artemisia Gentileschi, per esempio, no? Ma anche a Venezia Marietta Robusti, che è la figlia di Tintoretto. Sì. E siamo in pieno Cinquecento. Nel Settecento però si affermano pittrici come appunto Rosalba Carriera, che tu hai citato, che poi è la prima che inventa le miniature su avorio, nome non altra che è Giulia Lama, ma è un po' meno conosciuta, siamo sempre nel Settecento, ma è la prima che in qualche modo, sfidando i colleghi uomini che non la vorranno, perché gli uomini queste cose le hanno accettate, no, in maniera tranquilla, non sempre, sfidando i colleghi uomini sul terreno della committenza, va a dipingere le grandi pale d'altare, dove disegna corpi nudi con grande scandalo di Belpensanti. Fu un grande personaggio, schiva, molto schiva, ecco, ma molto forte, come tutte queste donne hanno dovuto e saputo essere. Ecco, caratteri forti, donne di tempra, donne veramente che si sono forgiate con la vita, col lavoro, con le condizioni. Per forza. Però appunto c'era un terreno sul quale loro potevano operare in qualche modo, in cui avevano delle libertà che loro giustamente si prendevano. Nel 400 Marietta Barovierra, no, che è un nome che noi già conosciamo, lei è la regina delle perle, nel senso che inventa la perla rosetta, che è quella perla fatta a strati, no, blu, bianco, blu, che poi viene molata e sembra un piccolo fiore, no? Ha una sua fornace con privilegio del doge, direttamente, che gli dà quindi il permesso di gestire una fornace. Lei è figlia d'arte perché è figlia di Angelo Barovier, che è l'inventore del cristallo muranese, quindi della trasparenza del vetro, e quindi potrebbe essere considerata un po' un'eccezione. Ma invece, se andiamo a scartabellare negli archivi, scopriamo che sulla fine del 300 addirittura, quindi un secolo prima, nel 1373, ci sono due donne, Giuliana e Caterina, aprono una fabbrica per fabbricare profumi. E sono entrambe vedove, quindi in questo caso c'è la totale mancanza di un uomo al loro fianco che possa in qualche modo influenzarle o controllarne i movimenti. In termini letterari invece le affermazioni più evidenti, nel 400 ancora Cassandra Fedele era bellissima e bravissima, nel senso che discettava di filosofia, no? e di letteratura addirittura con Marco Antonio Sabellico, con i regnanti d'Aragona, con Isabella di Castiglia, con Luigi XII di Francia. Lei ha una vita sfortunatissima, ma oggi la ricordiamo come una delle grandi letterate del 400, dopo quel Rinascimento, che invece ne produce molte, perché produce Gaspara Stampa, produce Moderata Fonte, che nasce come Modesta Pozzo, ma che è una delle prime figure di protofemminismo, nel senso che lei scrive alcune opere, per esempio scrive i 13 canti del Floridoro, che sono dedicati al matrimonio di Francesco I de Medici, il Granduca di Toscana, con la veneziana Bianca Cappello. Sì. In uno dei canti, Moderata osserva che la presunta inferiorità della donna rispetto all'uomo non è determinata da fattori naturali, ma dalla diversa educazione ricevuta, sto citando, ecco, no? E rivendica per le donne il diritto allo studio. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Poi per passare, diciamo, concludiamo un po' il discorso, andiamo a Elena Lucrezia Piscopia, insomma, Cornaro. Lucrezia Marinelli, Veronica Franco anche a modo suo, no? Sì. E altre aprono la strada sicuramente
a Elena Lucrezia Cornelio Episcopia, che è la prima donna, questo già lo sappiamo, insomma, no, laureata della storia, si laurea, no, a Padova nel 1678 in filosofia, ed era anche lei una, ovviamente comunque una mente eccelsa, no? Però anche su di lei il padre si accorge delle sue capacità, le mette attorno dei tutori, no, degli istitutori dei docenti, livello, insomma, e lei insomma se li merita. Il Settecento è il secolo dei lumi e molto libere nel pensiero, anche nei costumi, per carità, no, che Venezia può in qualche modo esibire in quegli anni, no, dotate di intelligenze fuori dal comune, che fondano salotti letterari, che fanno anche discutere di sé, ma come che ne so, Marina Querini Benzon, che è la biondina in Gondoetta, ecco, sì. Elisabetta Massetti, la D'Andula, Elisabetta Dolfin Tron, e la Teotocchi Albrizzi, che è la Madame de Stael veneziana, no? Tra le altre cose, amante di Ugo Foscolo, entrambi greco-veneziani. E che quindi in qualche modo danno vita, no, dei cenacoli letterari nei quali tengono ovviamente banco, non sono delle spettatrici, ecco, no? Hanno delle grandi capacità. Su tutte io citerei Elisabetta Caminer, che nasce nella metà del Cinquecento, scrive per il padre Domenico in una rivista che è l'Europa Letteraria, e dalle cui pagine peraltro ha 18 anni, quindi non ha paura di niente. E poi si trasferisce a Vicenza perché sposa un botanico di Vicenza, Antonio Turra, e 5 anni dopo fonda il Giornale Enciclopedico, che diventa uno dei principali periodici illuministi italiani, ma che fa di lei anche, soprattutto, una delle prime, se non la prima donna direttrice di giornale. Ecco, sì. Anche questo possiamo sì, veramente, certo, vantare. Un primato importantissimo, senz'altro. Quindi donne che si sono così distinte, sono andate da fare in tutti i settori, in tutti i segmenti, dal commercio, dalla famiglia, perché poi erano attente anche alla famiglia, e poi a quello che era il mondo della cultura, perché come hai detto tu, insomma, donne che si sono affermate. Ma soprattutto, ecco, tu hai fatto un passaggio importante, Alberto, c'era il terreno favorevole perché la donna potesse affermarsi, e se non ricordo male c'erano anche leggi molto precise nel rispetto della donna, quindi gli uomini non si permettevano tanto di così criticare queste donne. Allora sì, sì e no, no, noi parliamo sempre chiaramente di figure molto altolocate, ma è normale, nel senso che è così anche oggi in qualche modo, no? Nel senso che chi ha più possibilità anche economiche anche più possibilità di procedere, questo è più o meno una legge non scritta, ma che per quanto triste sia è un po' così, insomma, no? Non è appunto una legge incontrovertibile e indeformabile, però generalmente, no, chi ha più mezzi riesce si a afferma di più, certo. E quindi parliamo appunto di un'elite in qualche modo. Però, lo ripeto, altrove non avviene, insomma, ecco, non avviene in questo modo, in questa diffusione. Certo. E lo dicevamo prima, Venezia appunto ha, rispetto al resto del mondo conosciuto, la peculiarità di essere una repubblica. Mm-hmm. E questo fa un po' la differenza, ecco, nel senso che per quanto appunto il governo sia in mano agli uomini, le donne hanno assolutamente voce in capitolo. C'è un dispositivo di legge, a proposito di primati veneziani, la prima legge conosciuta che disciplina il lavoro minorile è del 1379, e insomma siamo un bel po' indietro, ecco. E questo dispositivo di legge, scritto in maniera illuminata dal mio punto di vista, è molto moderna, parla appunto della proibizione appunto di far lavorare, eccoli, ma descrivendoli come i fanciulli e le fanciulle. Quindi proprio includendo, no, in qualche modo i due generi, e sembra... quindi è una cosa molto, molto moderna. Ecco. Certo, sembrano i tempi nostri, insomma, si lotta tanto per la parità, 1379 già c'era questo concetto, quindi guarda quanti secoli sono passati. E poi abbiamo anche, ecco, la Morosina Morosini, che si interessa della scuola del Merletto, quindi hanno dato anche un contributo concreto a quelle che erano le attività più prestigiose dell'epoca, perché il Merletto è stato così una voce dell'economia importante, fondamentale, esportato in tutta Europa. Il Merletto poi viene successivamente salvato, siamo alla fine dell'Ottocento, da altre due donne,
del nome Andriana, era Zon, ma era sposata Marcello, Andriana Marcello, che peraltro era una dama di compagnia, mi pare, della regina Margherita, che con Paolo Fambri rifonda la scuola. Nessuno lavorava più, ormai il Merletto era perduto, no? E questa nobile donna si innamora, insomma, di questa cosa, decide di far rinascere la scuola del Merletto, e tutto rinasce attorno a una donna, più o meno evidentemente, che è una anziana, si chiamava Vincenza Memo, ma a Burano era conosciuta come Accenzia Scarparioa, quindi non ci vede più, e però sa lavorare il Merletto. E pensate come la memoria delle mani di questa donna, no, ricrea quei punti che lei lavorava quando era bambina, e no, nessuno lavorava più il punto Venezia, il punto Burano, che rinascono proprio con la memoria delle mani di questa anziana. Se oggi noi abbiamo ancora l'industria del Merletto, lo dobbiamo appunto a queste due donne molto diverse, con ruoli molto diversi, ma che hanno dato un nuovo impulso, ecco, a questa piccola industria isolana. Sono state la continuità che hanno portato avanti questa arte particolare, tutta veneziana, che insomma è famosa in tutto il mondo. Bene, allora questo quadro, insomma, delle donne della Venezia dell'epoca, dei secoli, perché partiamo dal 1379, impressionante questa data dove appunto si parla di equiparazione del lavoro sia fanciulli che fanciulle, quindi ecco, fondamentale. Bene Alberto, mi pare che hai fatto un quadro molto completo. Ricordo sempre ritratti veneziani, guardate che sono veramente personaggi descritti bene, in modo sintetico, e ci fanno conoscere anche nomi che non abbiamo mai sentito, questo va detto, sia uomini che donne, come giustamente hai detto. E poi I graffiti di Venezia, guardate che è un bel libro, 5 anni di lavoro, vero Alberto? 5 anni di lavoro, ecco, con il luogo, è un libro unico nel suo genere. Certo. Se mi permetti aggiungo due ulteriori titoli. Sì. Uno è Venezia in numeri, che è uscito lo scorso anno per i 1600 anni di Venezia e che contiene un capitolo intero sulle donne, per questo. Sì. E l'ultimo che ti cito è Misteri di Venezia, che è stato appena riedito da Editoriale Programma e che si trova un po' dovunque, insomma è un libro che era uscito 10 anni fa, poi è stato ristampato con una nuova veste grafica, con insomma... Ed è un libro di cui sono molto soddisfatto. Benissimo. Ce n'è per tutti i gusti. Benissimo, un Alberto Tosofai veramente dedito alla storia, con una grande passione, con grande amore per la città di Venezia. Allora, noi ti ringraziamo, sei stato chiaro come sempre. Alla prossima, Alberto. Grazie mille. Un abbraccio a te e un saluto a tutti. Grazie, Alberto. Alla prossima. Grazie.